avere le nostre critiche, giudicare criticamente certi comportamenti senza che questo possa finalmente svilire l'affetto da sì. Mi spiace per la conclusione.
e il secondo a causa della vulnerabilità dei mercati finanziari, i paradisi fiscali, i paesi non cooperanti, dove i patrimoni mafiosi sono andati ad annidarsi e a prosperare in barba alle nostre legislazioni anticipate. Prima cosa. Seconda cosa, che mi avvio a finire. Diceva molto bene Nando prima, lottare contro le mafie significa lottare contro la nostra storia. Io credo che molta parte della, di molte cause di caccia dell'azione di contrasto, almeno diciamo, fino al 93, da quando non abbiamo preso coscienza un po' tutti, siano dipesi dal fatto che le mafie siano state sempre trattate come fenomeno emergenziale. Si sparava, ci si ammazzava, di quando ci si ammazzava tra loro, si ammazzava tra loro, la cosa non ci riguardava, altra versante del legalismo. Ma quando con gli attentati, ricordatevi che la prima legislazione, il primo intervento antimafia, prima legge antimafia del 65, segue l'attentato alla strage di Chattanooga, vi ricordo bene. Poi nell'82 la torre, diciamo dopo gli attentati gli omicidi politici dell'89, ogni volta che diciamo, si ritiene che ci sia un'emergenza mafiosa, si risponde con un intervento normativo organizzativo antimafia. In realtà le mafie fanno parte della nostra realtà, fanno parte di noi, fanno parte della nostra storia, sono elementi costitutivi della nostra società. Rassegniamoci, riconosciamo, non neghiamolo, perché solo ammettendo questo, il film di Cristo ce lo dimostra in modo assolutamente trasparente questa realtà. Fino a quando non riconosceremo questa realtà, non sapremo neanche ritagliare la nostra azione di contrasto, e non sapremo soprattutto contrastare anche su quell'altro versante importantissimo, che è il versante culturale. Ma la premessa, diciamo, questa presa di coscienza, che le mafie in qualche modo ci appartengono, fanno parte, certo, della nostra società. Terzo e ultimo elemento, l'insopportabile retorica di una certa parte della mafia. È verissimo, e purtroppo non è solo questo. Oggi l'antimafia, le associazioni antimafia, perché noi chiamiamo l'antimafia sociale, altro che l'antimafia sociale, stanno diventando, e credo che il senso di attitudinando fosse proprio questo, anche l'opportunità per tanti amici degli amici, per tanta gente che in passato ha fatto affari con i mafiosi, per, come dire, rifarsi una virginità, per riproporsi, per ripresentarsi sulla scena quasi come se volessero, aspirassero a una patente, a una nuova patente di antimafiosi. Addirittura si sta verificando che alcuni imprenditori collusi con le organizzazioni criminali si stanno schierando e si stanno iscrivendo alle associazioni antimafia, magari d'accordo con i loro vecchi datori di lavoro, con i vecchi antimafia che detenuti, questo è un, diciamo, sono quelli di accertamenti giudiziari in corso, detenuti antimafia continuano, diciamo, a controllare, diciamo, gli interessi economici attraverso questo